grazie a voi. Ovviamente la presentazione mi ha già fregato la prima domanda, però volevo sapere quanti hanno usato Rust per qualcosa che sia un po' più complicato di Hello World. Allora, la presentazione direi che è tarata correttamente, faremo Hello World e vado a casa. Va bene, allora, prima di entrare nel linguaggio, guardiamo un po' l'ecosistema. L'ecosistema di base da cui si parte è Rust App. Rust App permette di registrare alcuni channel dove scaricare toolchain e compilato e standard library. In questo caso specifico io ho installato una stable, una nightly, uso per questo talk la nightly, ma per quello che faremo potrei usare benissimo la stable, non c'è nessun problema. Nightly in Rust non vuol dire pericoloso, solitamente non si rompe niente neanche nella nightly. E l'altra cosa che fornisce è un fantastico strumento che si chiama Cargo, che permette tra le tante cose anche di inizializzare il progetto, ti dà la struttura di base, entriamo dentro, ok, e andiamo a vedere un po' come è fatto. La struttura è semplice, abbiamo un file di configurazione cargo tom che ha una struttura in questo caso banale, nel senso sono un po' di metadati, dipendenze che sono ovviamente vuote perché per fare questo non serviva nessuna dipendenza. In più cargo ci permette anche di compilare e eseguire immediatamente il compilato. La compilazione produce un eseguibile direttamente deployabile dove volete, per l'architettura per il quale avete compilato, ma lo prendete, la trasferite così com'è. Nessun runtime environment, niente. È un eseguibile come verrebbe fuori in C, come verrebbe fuori in C++. Andiamo a vedere un po' i sorgenti. Allora, Hello World ha l'aspetto che ha un po' in tutti gli altri linguaggi. Questo punto esclamativo vuol dire che la print è una macro. Per chi viene dal C++ o dal C non si spaventi il fatto che si usa un macro, si usano le macro in Rust, ma sono sicure, tra virgolette, come tutto il resto del linguaggio. Un'altra cosa comoda che ci forniscono anche di base è la possibilità di scrivere test, quindi possiamo fare il nostro primo test che ovviamente è un test banale. Oh, ho dimenticato qualcosa. Scusate, sono abituato a LIDE. Ok, e con cargo possiamo anche eseguire i test sempre. E fa partire un test runner, anche in questo caso un test runner immediatamente deployabile, anche se non è che ci interessa avere un test runner, però è un eseguibile dove vengono fatti girare i test. Bene, allora, molti, se qualcuno ha sentito parlare di Rust avrà sentito che è un system language sicuro e veloce. Sicuro e veloce sono due caratteristiche che solitamente non vanno tanto bene, soprattutto nei system language dove si è molto vicini alla macchina e alla struttura. Come fa Rust a ottenere questa cosa? Beh, il concetto principe che c'è sotto, diciamo nuovo, che hanno introdotto è il concetto di ownership. Cos'è il concetto di ownership? È il concetto che in cui ogni variabile ha la proprietà di quello che contiene. Ha una proprietà che ha una sua semantica, può essere copiata, mossa o data in prestito, non so se è mio. Scusate. Ok. Può essere copiata o data in prestito. Iniziamo a vedere un po' questa semantica prima di entrare nell'esercizio, giusto per capire un attimo quali sono le problematiche che si affrontano in Rust. Abbiamo una variabile copmi che contiene, ha la proprietà della cella di memoria dove c'è scritto questo 42, una moveMe e una borrowMe che hanno la proprietà di questo string buffer. Sono due string buffer. Scusa? Sì? Va bene? Uno in meno. Ok, allora facciamo girare questo eseguibile. Scusate da questa parte, però non riesco a ingrandire il font perché tutte le volte lo ripristina. Ci provo, ma se non mi ricordo male viene ripristinato tutte le volte.
Allora, proviamo così un secondo. No, sapevo io che... Scusate, ma questo font ce lo dobbiamo tenere così com'è. Quello di destra non si può cambiare. Se ero tutto schermo avrei potuto cambiarlo, ma così non posso cambiarlo. Allora, iniziamo a vedere, abbiamo questa variabile, copmi, che è una variabile che implementa il costruttore, implementa l'interfaccia di copia, e quindi questo è vero, diciamo, per quasi tutti i tipi base. Implementare l'interfaccia di copia cosa vuol dire? Vuol dire che quando l'assegniamo a un'altra variabile viene copiata la zona di memoria nell'altra variabile. E questo che vedete qua è l'inferenza di tipo, Rust ha un motore di inferenza di tipo, gliel'ho messo esplicitamente per spiegare con voi, ma comunque l'IDE mi sta aiutando e mi sta facendo vedere che tipo viene inferito. Cosa succede se facciamo con la stessa cosa con qualcosa che non implementa l'interfaccia di copia? Succede che il compilatore si arrabbia. Il compilatore di Rust è molto suscettibile. Cosa ci sta dicendo qua? Che stiamo cercando di usare in questo punto il valore di moveMe dopo averlo mosso. Una volta che l'abbiamo mosso, abbiamo dato la proprietà a qualcun altro, la vecchia proprietà non può essere più usata in nessuna maniera. Quello che dobbiamo fare è rimuoverne l'uso. Cosa succede a queste proprietà? A queste variabili, che quando escono dallo scope vengono distrutte, quindi moveMe non l'avremmo neanche potuta, tra virgolette, usare, perché comunque il suo contenuto veniva distrutto alla fine di questo blocco, nel momento in cui l'avevamo passata B. Cos'è che potremmo fare per recuperare questo? Potremmo riassegnare a moveMe il valore di B, in pratica rispostare da B a moveMe. L'IDE si sta un po' arrabbiando, perché? Perché, altra cosa che impariamo a scoprire, Rust, le variabili di default sono immutabili. Quindi per fare quello che abbiamo appena fatto dovremo rendere mutabile la variabile. Ok? Quindi abbiamo preso moveMe, l'abbiamo spostato in B e l'abbiamo rispostato in moveMe e quindi ce l'abbiamo di nuovo a disposizione. Se dovessimo fare tutte le volte che abbiamo bisogno di dare a qualcuno qualcosa e di riprendercelo indietro, impazziremmo. Ok? Allora, torniamo indietro, togliamo la mutabilità perché magari la guardiamo meglio dopo. C'è un'altra cosa che si può fare. Si può dare la proprietà, la cella, si può dare in prestito a qualcun altro. In questo caso la viene data in prestito a C, il suo riferimento, quindi non la variabile stessa, ma ci contiene il riferimento alla variabile. Quindi prendiamo, scusate, qua devo rimuoverlo, ok. Allora, in questo caso riusciamo a prestarlo e lo possiamo usare ancora, quindi l'abbiamo spostato in C e l'abbiamo continuato a usare anche dopo. Cosa possiamo fare? La possiamo dare in prestito anche a più elementi. Questo underscore è solo per non farsi arrabbiare che il fatto che non usiamo D, se no il compilatore si arrabbierebbe che dice non usi una variabile. Allora, dopo aver visto un po' la semantica con la quale si può gestire l'ownership, andiamo a vedere un po' più approfonditamente cos'è la mutabilità. Allora, proviamo a mutare A, il compilatore si arrabbia che dice che non è mutabile, allora rendiamo mutabile la variabile, quindi notare che adesso A è 44, ma il suo valore originale non è cambiato perché l'ho copiato. Proviamo a fare la stessa cosa con B. Cioè gli aggiungo qualcos'altro essendo una stringa. Ok? Mi dice guarda, non posso prendere in prestito, mettere dentro una stringa ha bisogno di prendere in prestito il valore mutabile. Non posso prendere in prestito B come mutabile perché non è mutabile, quindi lo rendiamo mutabile. Attenzione, ho reso mutabile la nuova proprietà di moveMe, non l'originale. Perché questa cosa la posso fare? Perché da questo momento in poi moveMe non la deve usare più nessuno. Quindi che prendo, visto che ne ho un uso esclusivo, posso prenderlo anche come mutabile. Andiamo avanti e proviamo a fare la stessa cosa con C,
ormai abbiamo capito il trucco, pensiamo di riuscire a fare tutto quello che vogliamo fare. Ok, devo renderla con mutabile. Attenzione, però, qua ci chiede che quello che punta C sia mutabile. Come si fa a dire questo? Beh, si chiede come mutabile il riferimento. L'IDE già ci dice che c'è qualcosa che non va. Non posso imprendere in prestito una cosa come mutabile se non è mutabile. A questo punto rendo mutabile l'originale e il problema si sposta. Abbiamo un problema nuovo. Cosa è successo? È successo che è vero che abbiamo reso mutabile BorrowMe, ma è anche vero che qui lo prendiamo in prestito come mutabile e qui lo prendiamo in prestito come non mutabile. Attenzione, anche così non va. Perché quando si prende in prestito qualcosa come mutabile, si ha un uso esclusivo della risorsa. Non possono esserci più utilizzatori della di quell'ownership in maniera mutabile, quando viene preso una volta come mutabile. Quindi questo non lo possiamo fare. Quello che possiamo fare è questo. E così funziona. Perché? Perché il riferimento a BorrowMe muore fuori da questo contesto. Il suo prestito mutabile finisce quando si esce di qua. Quindi la variabile di nuovo libera per essere usata dappertutto. Grazie a questo meccanismo e a un test system piuttosto forte, Rust riesce a gestire in sicurezza non solo i problemi, diciamo, single thread, ma anche multithread. Ed è molto elegante. All'inizio ci si sbatte la testa ed è veramente, sopravvenendo da altri linguaggi, molto faticoso. Però dopo lo si apprezza molto questa sicurezza e l'adagio è: se compila, funziona. Passiamo all'esercizio. Non è vero, se compila funziona. Scrivete gli stessi test. Però si ha un bel senso di sicurezza in quello che si fa. Sì. Yes. No, potrei farlo con clone, potrei clonarla, però avresti due istanze separate. Se io una stringa da 2 giga e lui implicitamente me la copiasse, mi copierebbe 2 giga di roba. Però l'uguale avrà in qualche modo diverso a seconda del tipo? Il tipo è un tipo base che implementa l'interfaccia, la trait di copy. Tutti gli oggetti che implementano la trait di copy, quando vengono assegnati, vengono copiati. Quindi Non implementate la 3D copy se il vostro oggetto può diventare grande o se è grande, implementatela se ha senso. Quindi iniziamo il kata. Il kata è un kata classico, è lo string calculator, che penso che conosciate quasi tutti. Allora, la prima regola è che calculate di una stringa vuota, deve tornare 0, di un numero deve tornare quel numero, di numeri separati da virgola deve tornare la somma, di 3 numeri separati da virgola deve tornare nuovamente la somma e poi iterare a quanti numeri sia possibile. Ok? E in più, dopo questi che sono classici, invece di continuare su questo esercizio che forse è un po' tedioso, ho aggiunto 2 test che vanno a assaggiare un po' il type system di Rust. Cioè, quello che chiedo è che Calculate accetti anche non solo queste slice di string, ma queste stringhe, questi string buffer, che sono oggetti diversi, e poi voglio che questo calculate possa diventare un extension function di questi 2 oggetti. È chiaro? È chiaro il setup del problema. Scusate, ma ho già scritto i test, perché non mettervi lì a vedere io che scrivevo i test non mi sembrava molto divertente. Partiamo col primo test. Il primo test ovviamente non c'è niente, ci faremo aiutare dal compilatore in tutto per tutto, perché scoprirete che il compilatore di Rust è piuttosto furbo. E sulla sinistra adesso te lo faccio. Ok? Tanto non ci interessa più il testo, il resto dovrebbe star dentro. Ok? Ok, allora vogliamo una funzione calculate che prende una slice di string. Non sappiamo bene che cosa ritornerà, ce lo facciamo dire dal compilatore. Il compilatore inizia a dirci: guarda, io non riesco a comparare un intero con una cosa vuota, questo qua è quello che viene ritornato dalle funzioni vuote. Perfetto.
in realtà è una tupla vuota, quindi gli chiediamo di tornarci un intero a 32 bit, si arrabbia per un'altra cosa, che dobbiamo fargli tornare un intero a 32 bit. Farò un TDD quasi pedante, tranne il fatto che non committo. Ok, è fallito per il motivo giusto, cioè 0 è diverso da 42. Ok, quindi implementiamo il nostro test, if data is empty, facciamo ritornare 0. Due cose sulla sintassi, l'ultimo elemento è quel che viene ritornato implicitamente e quando ritorno non ho bisogno della punto e virgola, però posso tornare anche in mezzo con un return. Vediamo i test che passano, perfetto, abbiamo un warning che ci dice che questo è un dead code, effettivamente calculate, siamo in una libreria, lui dice questo non è puntato da niente di pubblico, nessuno ci può accedere e quindi per me è un dead code. Ok, così non è più un dead code e siamo passati. Abbiamo fatto il nostro primo test, non abbiamo scritto tantissimo, però intanto abbiamo iniziato a vedere un po' di cose. Adesso il secondo test, chiediamo che ci torni 12, ovviamente questo torna 42, la maniera banale per far passare questo è far così, ok, troviamo qualcosa di un po' più furbo, usiamo i nostri dati, userò solo due funzioni della libreria standard, questa è una di queste, parse ci permette di parsare e tornare un oggetto, lasciamo per un attimo così, non sappiamo bene ancora che cosa succede, vediamo, perfetto, parse non torna l'intero, ovviamente è una cosa che può fallire, torna un result, cos'è un result? Il result è un enum, variant in altri linguaggi, che può contenere un risultato, ok, con dentro il valore, e un error con dentro il tipo di errore, quindi non va bene in questa maniera, estraiamo il risultato, unwrap è un metodo che ci tira fuori il risultato se c'è un risultato, da panic, cioè interrompe il programma se non c'è e se c'è un errore. Andiamo avanti, ok, anche questo test è passato, possiamo, prima di passare avanti io estrarrei per comodità, visto che probabilmente anche dopo dovrò iniziare a passare un po' di token, estrarrei questa funzione chiamandola value, diciamo che l'estrarre funzioni non è ancora in IntelliJ, non è ancora il massimo della vita, però ci stanno lavorando, ci sono diverse IDE per lavorare con Rust, io mi trovo bene con IntelliJ, però anche Visual Studio Code funziona egregiamente da quello che so, per Vim ovviamente c'è di tutto, ok, devo dirgli il tipo, perfetto, andiamo avanti, il secondo test passa, una cosa che ho dimenticato di dire, questa sintassi dice questo che segue sarà compilato solo in fase di test, questo non è nel codice di produzione ma solo quando si compila per il test, inoltre il nome del modulo a me mi è comodo usarlo per rendere più espressivo il risultato del test, uso il nome del modulo per tutte le funzioni per tirare fuori esattamente la frase di cui ho bisogno. Ok, passiamo al terzo test, il terzo test fallisce perché sta provando a estrarre un intero da questa cosa che non ci assomiglia minimamente a un intero. Stiamo facendo TDD, per cui facciamo if data uguale 3, 2, return 5. Bene, abbiamo finito, vado a casa. No, così è un po' troppo facile. E adesso iniziamo a fare un po' di estrazioni. Che cos'è questo 5? Beh, questo 5 è il valore di 3, almeno noi vogliamo che sia questo, più il valore di 2. Passiamo. A questo punto iniziamo a estrarre questo che è la somma.
Questa somma la rendiamo iterativa. L'IDE si arrabbia, ma vogliamo farcelo dire dal compilatore, perché? Perché non è mutabile. Sum non è mutabile, la rendiamo mutabile per farlo contento. Ok. Estraiamo, tiriamo fuori questo sum e cerchiamo di realizzare lo stesso pattern anche qua. Per ora non abbiamo fatto niente di particolare, diamo un po' di nomi, questo è il token, forse se lo chiamo token è meglio, e questo è un other. Ok, allora intanto potrei provare a rendere queste due cose uguali e togliere questo caso particolare. Come posso fare? Posso dire che data è uguale a other. Ovviamente si arrabbia, perché? Perché data non è mutabile. Attenzione, è mutabile il riferimento alla stringa, non il contenuto. Vediamo. Ok. Bene. Allora, cosa rappresenta quel 3? Quel 3 rappresenta, diciamo, quello che c'è prima della virgola. Quindi definiamo una position uguale, dobbiamo trovare la virgola dentro la stringa, quindi data.find, così troviamo la virgola. Ma trovare la virgola può fallire, quindi find, come ci dice anche l'IDE, non torna una posizione, ma torna una option. La option è molto simile al result, è un qualcosa che può essere none, ormai tanto parliamo tutti di linguaggi funzionali, meno male ci capiamo un po' tutti. E le API sono le stesse, quindi con unwrap io estraggo il valore. Bene, ho questa posizione, quindi provo a riscrivere 3 in questa maniera, data come punto punto pos, il riferimento, e qua di nuovo data pos più 1 punto punto. Questa sintassi è la sintassi per definire range, questo è il range fino alla posizione, quest'altro è dalla posizione in avanti. Ok, tiriamo via questo man in the middle che mi sembra abbastanza inutile. Ok, e adesso vediamo un'altra cosa interessante. Nella sintassi di Rust abbiamo detto, tiriamo via di nuovo questo, abbiamo detto che questo torna una option. Noi vogliamo fare qualcosa se c'è questa option. Allora quello che possiamo fare, if let, ovviamente ci sono tutte le versioni funzionali di sta roba qua, però introdurre anche tutta la parte funzionale nel codice forse era un po' esagerato. Cioè si poteva far tutto senza scrivere neanche un if. Ok, cosa vuol dire qua? Vuol dire che se nel find viene tornato la sum qualcosa, allora entra dentro, altrimenti non ci entra. Quindi via questo e via questo. Formattiamo. Bene, questo test è finito e anche il refactoring direi, cioè no, si potrebbe andare oltre, però a questo punto a me mi sembra abbastanza ragionevole. Cioè vediamo che cosa ci dicono i test. Andiamo avanti, passiamo. Com'è che facciamo per far passare questo test qua, in cui abbiamo aggiunto un altro elemento? No, è fallito. Scusate, non si vedono bene i colori perché c'è un ticket aperto su IntelliJ sulla parte di test che non riporta i colori. L'ho aperto io. Allora, per passare questa cosa qua, iteriamo. Basta, fine. Ma allora forse stiamo vedendo qualcosa di diverso. Questo qua andiamo avanti quanto vogliamo.
cerchiamo di esprimere questo concetto in maniera diversa, tipo while. While è identico all'if come sintassi e quindi si resta lì dentro fino a che questo viene realizzato. Quindi direi che a questo punto dovrebbe passare anche il test successivo. Che era una sorta, diciamo, di integration. Perfetto. Siamo andati avanti e a questo punto avremo i due test, diciamo, sul test system. Devo dire che qua però si vede, intanto ci sono delle cose brutte, ci sono questi casi inchiodati, c'è questo data che mettiamo dentro, sarebbe bello incapsularlo questo comportamento, e poi è una scusa per introdurre un'altra parte del linguaggio che sono le strutture. Quindi iniziamo a creare una struct in Rust, in Rust le strutture contengono dati e sono completamente separate dall'implementazione. Sono piatte strutture di dati alle quali ci si appiccica sopra l'implementazione, letteralmente ci si appiccica. Quindi questo nel più classico dei nomi che viene usato in questo caso è il nostro pagliaio. E l'id già si arrabbia. Perché si sta arrabbiando? Attenzione, tenetevi forte perché iniziamo a parlare di qualcosa di un po' particolare. Perché si aspetta un lifetime. Che cos'è un lifetime? Il lifetime è quella cosa che permette al compilatore di fare in maniera che noi possiamo mettere un riferimento dentro a qualcos'altro, usare un riferimento, rendersi conto che quello che mettiamo dentro nel riferimento è ancora vivo. Cioè, sintatticamente, noi dicendo che per ogni lifetime, lo chiamo ama, lo potevo chiamare pippo, lo potevo chiamare, è solo sintattico, per ogni, perché se ne possono avere più di uno, per quello bisogna dargli un nome, per ogni lifetime A, che ha tokenizer, un oggetto che è di tipo tokenizer, quello, il riferimento che mettiamo dentro, deve vivere almeno quanto A. Grazie a questo gioco il compilatore è in grado di non farvi mai usare qualcosa che è sparito. E qua ci sta una delle grosse forze del linguaggio. Quindi abbiamo messo il tokenizer, abbiamo riempito la nostra struttura, per ora non ci abbiamo fatto niente, abbiamo un dead code. Quello che vogliamo fare dentro è implementarci una funzione. Che next token, che per ora in maniera abbastanza piatta diciamo che prende self, poi dopo vedremo se dobbiamo fare qualcosa e ci torna una option di un riferimento alla stringa. Vediamo cosa succede. Siccome tokenizer abbiamo definito che ha un lifetime, dobbiamo dire anche quando lo implementiamo che ha un lifetime. Bene, ovviamente questo non torna a niente, noi vogliamo fare passare subito tutto al volo e diciamo che torni none. Scusa, qui non è importante. No, posso chiamarlo diversamente? La ringrazio per la domanda. È sintattico, sono delle etichette. Ok, vale ancora il concetto per ogni lifetime B, tokenize a lifetime B. Ok, abbiamo che torna none, non abbiamo fatto niente. Quello che facciamo adesso, facciamo un pacchetto di implementazione al volo, fidandoci del fatto che, come dicevo prima, se compila funziona. Allora, quello che vogliamo fare, if vogliamo un po' riprendere quello che abbiamo messo qua, quindi self haystack, non ci interessa più sommare, ci interessa fare questo, questo lo mettiamo nell'else. E cosa torniamo?
A questo punto, beh, il token ce l'abbiamo. Ok, non abbiamo fatto niente, abbiamo lasciato dentro qualcosa? Ah, leggiamo invece cosa ci dice il compilatore. Ci dice che non è mutabile, ci propone, proviamo sempre quello che ci propone il compilatore, perché solitamente ha ragione, almeno il 98% delle volte ha ragione. Ok, quindi l'abbiamo messo, non abbiamo ancora agganciato niente, iniziamo ad agganciarlo. Non abbiamo ancora fatto niente, lo usiamo al posto di questo. Quindi next token non ci torna più una position, ma ci torna un token. Ok, si sta già arrabbiando, ma noi ce lo facciamo dire da lui alla fine. E al posto di data, che cos'è che dobbiamo usare? Quello che c'è dentro al tokenizer. Si sta arrabbiando ovviamente ancora perché non è mutabile tokenizer. Rendiamolo mutabile. Allora all'inizio in Rust c'è tanta roba mutabile, poi si fa il refactory e sparisce tutta la mutabilità. Questo è quello che succede. No, lo definisco. Quando lo costruisco, chi sta mutando tokenizer? Scusa, next token. Next token abbiamo dichiarato nella sua signature che vuole un riferimento a un tokenizer mutabile. Ma dubito fortemente, visto che qua lo sto assegnando. Io qua sto cambiando tokenizer. Dovrebbe restituire un'istanza differente. Si potrebbe fare così. Ci sono altre maniere, però una delle soluzioni è farsi restituire un'istanza differente. Diciamo che se tu usi la mutabilità, dopo il borrow checker ti inizia a tirare le botte in testa. È facile che finisci in un qualcosa che non ne esci più. Questo è vero. Allora, quindi scusate, ho perso un attimo il filo, però direi che siamo arrivati a questo punto. Adesso che cos'è che possiamo fare? Possiamo inglobare in quella funzione anche questo comportamento. Ok, allora per semplicità fatemi scrivere la guard qua. Quindi se il contenuto è empty, così qua ci possiamo semplificare un po' la vita. Allora, cosa succede quando non trovo una virgola? Allora, che il token diventa uguale al nostro contenuto. Non c'è la virgola, quindi devo consumare tutto. E il nostro contenuto diventa uguale a una stringa vuota. Ecco, sempre. Ok, falliscono tutti i test perché ho lasciato dentro il comportamento. Tiro via questo, siamo a posto. Allora, cosa è successo? È successo che data può non essere più mutabile. Pertanto il riferimento a data lo mettiamo dentro tokenizer, poi ce ne freghiamo. Quindi questo che sia mutabile non ci interessa più. E guardiamo un po' meglio questa struttura. Intanto next token, effettivamente ripetere token, tokenizer, non era molto utile, next. Come quasi in tutti i linguaggi, direi che una funzione che torna next, che torna forse qualcosa, o none quando non c'è più niente, di solito tendiamo a chiamarla iterator, giusto? Esiste qualche linguaggio dove è diverso il concetto? Allora, ci manca qualcosa, ci manca il tipo dato del contenuto. Allora, in Rust nelle interfacce si può dire che ci sono anche degli associate type. In questo caso il tipo associato è
il tipo di ritorno, che è l'end STR con la solito lifetime, che in questo caso è B, ok, e la option posso dire, giusto per ridurre un po' di, che è un item. Oh, ho spinto due volte. Ok, quindi abbiamo trasformato in un iterator. Che cosa ci abbiamo guadagnato a trasformare in un iterator? Che è bellissimo usare gli iterator. No, ci abbiamo guadagnato che possiamo usare un for. Oh, non serve più che tokenizer sia mutabile. Perché? Perché il for non usa il riferimento al tokenizer, ma lo prende, lo usa, lo consuma. Tant'è vero che se io qui riprovo a usare il tokenizer, mi dice, attenzione, l'hai già mosso dentro al for, non puoi più usarlo, giustamente. Quindi questa mutabilità viene a sparire. E adesso abbiamo anche, rendiamo, visto che ci piace tanto programmare in maniera funzionale, ormai ritornare tokenizer, vediamo questa cosa, che cosa possiamo fare? Possiamo mappare, con che cosa? Con la funzione value, e sommare. Passa tutto, tiriamo via i morti, questo l'avevamo messo già dentro. E visto perché ci piacciono ogni tanto, non è vero, a me non piacciono poi tanto gli one-liner, però perché non farlo? Qualcosa abbiamo sbagliato, forse abbiamo lasciato un punto e virgola di troppo, prima c'era un return, adesso non c'è più. Ok, non è, sono in prima, non è bellissimo questo pezzo qua, ci sono dei costrutti per costruire queste robe in maniera diciamo più espressiva. Semplicemente però le strutture dati ci si può scrivere esattamente cosa c'è dentro. Andiamo avanti e passiamo ai test, diciamo, per stressare un po' il type system e vediamo che cos'è che stiamo chiedendo. Ok, stiamo chiedendo che questo calculate prenda anche non solo un riferimento allo slice, ma possa prendere anche una stringa. Allora, per far passare il tuo test, la maniera più veloce è questa. Però ho barato. Ho barato perché ho cambiato il test. Io voglio far passare questo. E come faccio? Allora, vediamo di farci aiutare un po' dai compilatori. Sappiamo che questo qua non deve più prendere una stringa, deve prendere qualcosa che non sappiamo bene cosa sia ancora. E ce lo facciamo dire. Che cos'è? Allora, lui si aspetta un riferimento a stringa, ma gli passiamo un S. Allora, uso la notazione, diciamo, quella più espressiva, che ce ne sono altre, però secondo me questa è quella più espressiva per spiegare. Allora, esiste un'interfaccia che dice questo tipo deve essere, questo è un bound, dico va bene, non tutti i tipi mi puoi passare, devi passarmi tipi che rispettano queste caratteristiche e la caratteristica che gli sto dando è che sia possibile avere un riferimento a una slice, ok? Per cui vediamo adesso cosa ci dice il compilatore quando facciamo così, ci dice attenzione, quello che potresti usare qua invece di data è data asref. Ha ragione, come quasi sempre. Bene, abbiamo fatto. Allora, uno, non c'è indirezione. Avete sentito dire che Rust è un linguaggio? Avete sentito dire a zero costo di astrazione, non c'è indirezione? Non c'è indirezione. Cioè, qui abbiamo in pratica di fatto nel nostro codice sorgente ci sono due versioni di questa funzione, una con STR, una con lo string buffer. Se avessi usato qualcos'altro che poteva diventare anche lui un riferimento a una slice, ci sarebbe stata una terza versione. Ok? Vediamo qualcosa di un po' più carino. Cioè vogliamo che sia possibile calcolarlo come un extension function. Allora, per far questo, lui ci dice, guarda che
la tua stringa, la tua slice non implementa calculate. Ma io non posso implementare calculate su qualcosa che non è mio, non posso calcolare, implementare una funzione su qualcosa che non è mio. Quello che posso dire però, posso definire una trait, ok, quanto? 5 minuti ci sono dentro tranquillamente. Che prende un riferimento a se stesso. Questo end self che vedete molto pitonico tra virgolette è una maniera veloce per dire una variabile di nome self che è di tipo self, ok, e torna un intero di tipo la classe dove sono che lo chiama. Ho sbagliato. Bene, dopo aver definito questa interfaccia, il messaggio del compilatore cambia. Ci dice, guarda che esiste una funzione calculate nel tuo contesto, semplicemente non l'hai implementata per l'STR. Allora, è vero che non potevo implementare una funzione su un qualcosa che non era mio, però posso implementare una trait per questo tipo. Vediamo cosa succede. Ricordo, abbiamo un riferimento, tutte le volte che c'è un riferimento c'è un lifetime, perché sennò il compilatore non sa proprio come fare. Tutte le volte che non vedete il lifetime è perché il compilatore lo inferisce, ok? Ci sono alcune regole complicatissime, fatevelo dire da lui quando ci servono, perché io non sono mai riuscito a capirle, in cui lui inferisce il lifetime. Ok, è cambiato. Cosa succede? Che siamo finiti qui dentro. Vabbè, allora qui sappiamo implementarlo, dai. Oh, ok. E adesso attiviamo l'ultimo test. String non ha questa funzione, effettivamente non l'ho implementato, ma uso la stessa tecnica di prima. Prendo un generic, mi faccio dire da lui, scusa, c'è qualcosa che non va, e mi dice anche che cosa che non va. Mi dice, guarda, prova ad aggiungere questo bound alla tua implementazione. Noi da buoni scolaretti lo mettiamo e passiamo tutto. Allora, due cose importanti, zero costo di indirizzazione, Rust è un linguaggio sicuro, vabbè, tutte queste cose, veloce. Veloce perché la sua compilazione è molto vicina alla macchina, ci sono benchmark per dimostrarlo, ma c'è anche un aspetto importante, che noi abbiamo fatto tutto questo test senza allocare un byte nell'heap. A meno di dove abbiamo definito queste stringhe, ok, che sono oggetti che sono sull'heap, tutto il resto è rimasto sullo stack. Tutto quello che vedete qua non è stato allocato un solo byte. Abbiamo usato iteratori, siamo andati dentro, passato, non è stato allocato un byte nell'heap. Quindi non solo è un linguaggio veloce, ma è anche un linguaggio che porta a scrivere codice intrinsecamente buono, ottimizzato. Poi ci si potrebbe stare qui e iniziare a rifattorizzare tutta questa parte qua, a renderla funzionale, diventerebbe due righe, no, neanche una riga, tutte in catena. Però non mi sembra troppo interessante. Già il linguaggio è complicato di per sé, quindi secondo me all'inizio vale la pena usare ancora i costrutti vecchi che ti tengono seduti per terra, if, eccetera. Poi dopo, più avanti, si può andare oltre. Io direi che ho finito, sono in orario. Perfetto, un minuto in anticipo.